Carissimi amici e amiche, anzitutto bentornati e ben ritrovati a tutti. Porgo umilmente le scuse a chi sta seguendo la diretta perché eh, problemi su problemi di luce che saltavano e di altre cose, altri dispetti di vario genere. Comunque in qualche modo eh, cominciamo questa nuova puntata del Circo di Catechesi dedicato al Mistero dell'Uomo. Stiamo nella parte storica, abbiamo visto la volta scorsa. E la reazione cattolicissima del Concilio Tridentino alle eh, stupidaggini, però eh, pre, pregne di conseguenze devastanti, affermate in, in campo antropologico dal Luteranesimo e, e poi anche da Guglielmo d'Occa, che oh, so, mi sono soffermato non poco su questo autore molto conosciuto almeno ai miei tempi, insomma, chi gli studi, da chi faceva gli studi classici e scientifici e chiaramente Osannato come un grande, come un grande filosofo da, da, da certa evidentemente area diciamo così ideologica, ecco, fermiamoci qui. Eh, la Chiesa Cattolica ha, ha reagito fermissimamente, fondamentalmente affermando Perentoriamente eh, il libero arbitrio, la libertà umana, il primato di Dio nell'opera della redenzione della salvezza, l'efficacia intrinseca, sanante e trasformante della grazia che ci rende realmente giusti, rallegriamoci amici cari. E la cooperazione umana della persona libera alla salvezza. Con le buone opere e con i meriti. Sono belle notizie, no? Sapevate, siamo liberi. La nostra volontà, sostenuta e risanata dalla grazia, può fare grandi cose. Grandi. Anche chi crede in me compirà le opere che io compio, disse il nostro Signore: ne farà di più grandi perché io vado al Padre. Oh. Dopo eh, il concilio di Trento, eh, purtroppo eh, capite, il diavolo eh, riaffila le armi e succedono delle dispute: stavolta, purtroppo anche in campo eh, cattolico, eh, eh, che vanno a fare un sacco di questioni. Che adesso sarebbero poi portate annosamente guerre fra gesuiti e domenicani insomma no eh. perché dopo il concilio di Trento si apre quella epoca storica che è nota come rinascimento in questo tempo prendono vita due fenomeni primo c'è cioè l'inizio del passaggio dalla cultura teocentrica medievale a quella antropocentrica moderna. Poi c'è il cosiddetto inizio c'è l'inizio del cosiddetto processo di secolarizzazione, cioè vivere, pensare e scegliere come se Dio non ci fosse. Più recentemente da un filosofo sarebbe stata espressa questa possibilità in latino con etsideus non daretur, come se appunto Dio non fosse dato, non ci fosse. E dentro questo contesto, da un punto di vista filosofico, eh, purtroppo abbiamo sentire poi di nome, Cartesio Morbran, Leibniz, Spinoza, Hobbes, Hume, Rousseau, l'unico che è cristiano è Pascal in mezzo Blaise Pascal, in mezzo a questo manimato, mani. quindi eh, qui si è passati. Nel 1700 purtroppo. Eh, da una mm, nel 1700, che cosa succede? La filosofia diventa completamente autonoma dalla teologia. E quindi, prima non era così, prima era chiamata la disciplina ancella della, della teologia. Qui doveva essere sottomessa. Quindi nel 1700 la filosofia viene resa completamente autonoma dalla teologia. Ecco perché ci sono stati poi grandi pensatori illuministi tipo eh, Voltaire, tipo Kant, eccetera. No? Per questo motivo, e quindi si passa dal teocentrismo cristiano o cosmocentrismo all'antropocentrismo. Eh, scusate, si passa dal teocentrismo cristiano all'antropocentrismo moderno. Dove il punto di partenza e spesso anche di arrivo è l'uomo, è importante riflettere su queste cose perché sono passati 250 anni quasi, ma noi oggi siamo esattamente in questa dimensione: piena eh, antropocentrismo, vedremo più avanti, credo, se, che tutti sbandierano la cosiddetta svolta antropologica. Sarebbe stata negli anni 60, anche attraverso il contributo di un noto teologo. Riportare al centro l'uomo siamo d'accordo? Questa è la, è la soluzione. Questi autori dicevano: primo nella sua dimensione spirituale di essere ragionevole per il santo, dotato di un'anima, e su questa posizione stavano, anche se da, da versanti differenti, Cartesio, Pascal, Leibniz e Malbranche. Quindi l'uomo al centro significa per questi autori, per la sua dimensione spirituale, di essere ragionevole, pensante e dotato di un'anima. Mentre chi sta su altre linee, soprattutto esponenti del razionalismo e dell'illuminismo, come appunto Spinoza, Hobbes, Hume e Rousseau, dicono eh, che l'uomo sta al centro, non soltanto in quelle cose già evidenziate, ma nella sua dimensione materiale, istintuale o passionale. Quindi, se l'uomo sta al centro in queste sue dimensioni, quali saranno le indicazioni che danno questi grandi maestri all'uomo e alla donna, evidentemente? Quali sono? E quali sono invece quelli che diamo noi, figli di Dio, sono molto diversi. Non approfondisco, eh? ogni tanto lascio qualcosa al discernimento all e al libero arbitro vostro. No? Ora il problema è che, eh, solo con Kant, oh, Immanuel Kant, l'uomo oltre che il punto di partenza diventa anche il punto di arrivo della filosofia. Sapete, che Kant. Ah, Notissimo, insomma, a tutti gli studenti, perché Kant eh, può piacere o non piacere, però, ha eh, segnato una pietra miliare. Una svolta. La cosiddetta svolta antropologica moderna eh, passa anche attraverso, attraverso Kant, eh, sappiamo come lui, come lui impostò il discorso filosofico le famose quattro domande. Cosa posso sapere? domanda che dà luogo all'esistenza della metafisica, alla speculazione, quindi no? cercare di andare ad indagare oltre ciò che è sensibile, metà, metata fiusica significa proprio in greco oltre le cose sensibili, che cosa c'è dietro quello che si vede, ecco, cosa devo fare etica, che cosa posso sperare, quindi il discorso della religione, e che cosa è l'uomo. Eh il titolo della nostra catechesi ora tutto questo dice kant questo virgolettato eh, si potrebbe ridurre all'antropologia perché le prime due domande si, si riducono all'ultima ecco e quindi che cosa accade questo è il fenomeno della cosiddetta Così sicuramente si sentirà nominare questa, questa parola: secolarizzazione dell'antropologia teologica. Quindi, l'antropologia teologica cessa di presentare l'uomo secondo la visione divina, ma si mondanizza e la stessa antropologia diviene: queste cose però vabbè. <ride> Diviene esaltazione dell'essere umano. No? Ecco quindi questo fenomeno, secolarizzazione dell'antropologia teologica e antropologizzazione della filosofia. Vedrà tra gli esponenti di spicco: il filosofo Kant, Karl Marx, Nietzsche, Freud. Heidegger, Sartre, Jean-Paul Sartre. Con tutte quante le conseguenze eh, <ride> nefaste e che adesso sono sotto gli occhi di tutti. Ahimè. E con questo, amici, abbiamo terminato la parte storica forse un po prolissa forse magari anche un po magari per qualcuno un pochino pesante forse forse però era tutto quanto diciamo così più che necessario ora amici dobbiamo eh, lasciare questa parte fondamentale eh, nel senso che che abbiamo dato questa panoramica di evoluzione del pensiero sull'uomo, dobbiamo cominciare a vedere adesso un attimo una parte, diciamo così, un pochino più riflettuta. Cioè, andiamo a vedere che cosa la Chiesa, il Catechismo, insegna sull'uomo. Cominciando dalla protologia, si chiama così, che è il discorso sui primi. Protos significa primo in greco, logia significa... Logos significa discorso. Quindi, com'era la creazione? Allora, innanzitutto alcune premesse. Sul progetto uomo ci sono, dentro l'ambito anche cattolico, almeno quattro posizioni. La tesi spiritualista dice che il progetto uomo è stato pensato da Dio e definito soprattutto in riferimento alla sua anima. Quindi si potrebbe dire l'uomo è la sua anima. Vero questo qui? Sicuri? Secondo la tesi materialista, l'uomo è il suo corpo, definisce il progetto soprattutto in riferimento al suo corpo. L'emblema di questa posizione? Marx tutto quello che ha fatto. Se la vita venisse tutta qui, d'accordo, se il lavoro è l'unico mezzo di gratificazione profonda dell'uomo, allora, allora, ma non è così. Poi c'è la cosiddetta tesi sociocentrica, cioè l'uomo si può definire si definisce anche il suo progetto sulla base del suo rapporto con la società: cioè il progetto uomo eh, si relaziona in questo caso necessariamente con la società e troverà quindi la sua identità attraverso le relazioni le buone relazioni sociali. Invece c'è la tesi teocentrica che penso che sia retorica vedere su quale dovremmo orizzontarci, che definisce il progetto uomo relazionando l'uomo a Dio. Cioè, chi sono io lo capisco in relazione a quello che Dio ha fatto con me, con ogni altro essere umano, in quanto creatura, ma anche quello che ha fatto con me, poi, questo è uno step successivo nella mia storia, per farmi capire quello che voleva da me. Allora. Per quanto riguarda il primo punto, quello che abbiamo introdotto la volta scorsa, è il discorso protologico. Abbiamo una sezione eh, ampia, come sempre dedicata alla protologia biblica, e poi la, la giustizia originale proprio secondo il, pe il pensiero di Santo Tommaso, da qui, che è ovviamente il mio autore preferito, anche se è un po' prolusso. Prolisso perché ha il dono della chiarezza ora. Per quanto riguarda la protologia biblica, eh, noi sappiamo eh, i primi capitoli del libro della, della Genesi, allora, che cosa si deve dire? Primo, Dio ha creato l'universo. Il capitolo primo del Libro della Genesi è assolutamente eloquente a riguardo. Secondo, Dio ha creato l'uomo e dalla donna ha creato l'uomo. Queste non sono posizioni negoziabili. Noi crediamo, eh, amici, che Dio ha creato l'uomo e dalla donna ha creato l'uomo. Capite che queste questioni, in tempo contemporaneo, chiamano in causa tutta quanta la problematica dell'evoluzione no? e delle altre ricostruzioni che vengono fatte circa l'origine dell'universo, dell dell'uomo, eccetera. Che facciamo? Qui c'è anche il problema... E qui eh, non possiamo noi, allora, amici, guardate, per quanto noi possiamo non essere colti, istruiti, tutto quello che vogliamo. No, eh, ci sono alcune questioni in cui non possiamo e non dobbiamo dare carta bianca, cioè gli atti di fede si fanno nei confronti di domini Dio. Se tu mi vieni a proporre una dottrina che è la negazione di quello che la Chiesa ha sempre creduto e tu mi devi proprio convincere cioè quella dottrina deve essere incontrovertibile perché se quella dottrina fosse incontrovertibile vorrebbe dire che io ho capito male qualche dato della rivelazione perché la rivelazione non si sbaglia non si sbaglia Dio non inganna, non può ingannare una è una bestemmia solo pensare quindi se fosse vera l'evoluzione, eh, vuol dire che qui veramente dobbiamo ripensare e non si sa manco come, perché cioè, ripensare si può entro certi limiti, non si può andare contro il senso letterale dei testi. Specie di, di, di questo testo, di la Genesi in particolare. Oh. La terza cosa è che l'uomo immagina la somiglianza di Dio, la sua dignità unica. Ogni uomo immagina la somiglianza di Dio. E poi un altro aspetto fondamentalissimo, importantissimo, che tutti gli uomini discendono da Adamo e il poligenismo, è stato condannato da Pio XII, è un errore. Cioè pensare che ci fossero più ceppi da cui sono usciti fuori gli esseri umani. questo la Chiesa l'ha condannato Allora. la creazione dell'universo in sette giorni narrata dal libro della Genesi quindi andando a fare un pochino di protologia biblica è chiaro che il numero 7. non può indicare grossolanamente i sette giorni della, della settimana, no? Ma il numero 7 è il numero della perfezione, no? Quindi, quindi, che la creazione sia avvenuta nel corso di un processo disteso nel tempo, anche se Dio può fare tutto immediatamente dal nulla, è di per sé una cosa... Su cui si può convenire, non è un problema. Ci sono per esempio eh, rivelazioni private che, attendibili che confermano questo dato, questa lettura, no? Quando Pio XII, quando condannò il eh, poligenismo, disse che nei libri della Genesi, nei primi, ci stanno scritte delle. Eh, delle cose vere però espresse in termini spesso simbolici cose vere realmente accadute però espresse in termini simbolici ora per esempio la, la prima cosa che Dio dice è sia la luce no e la luce fu per cui insomma, questi teorici del cosiddetto big bang il big bang fu un'esplosione di luce no quindi Ammesso che questa cosa sia realmente successa, non è che hanno descritto che sono inventati chissà qua, quale, quale grande verità. No, ecco. il problema è che questo qui, ammet, ammet, mettiamo caso che questa teoria fosse vera. Poi, da questa alla formazione delle galassie, dei sistemi, siamo andati a casaccio o sulla base di leggi che non si sa neanche bene chi ce l'avrebbe poste? Giusto? O oh, la sequenza, per esempio, della creazione fa capire bene come si passa dalle cose inanimate, quindi dalla struttura dell'universo, alle forme di vita sul pianeta Terra, partendo da cosa? Dalle piante, no? Poi gli animali, poi gli uomini. Questa sequenza è condivisa, diciamo così, o di questi tempi. Meglio dire da larga parte dell'ambiente scientifico perché sa mai, insomma, no? Ora, quindi, che Dio ha creato l'universo intero si deve dire. E può essere compatibile con certe ricostruzioni, che vogliamo chiamarle tra virgolette scientifiche? Che oggi vengono proprio sbandierate come alternative. Sì, ma la chiesa ti è andata ancora a pesta favolette di, di Damedeo. Te lo dico io come sono andate le cose. No, o ecco. oh, che Dio ha creato l'uomo e dalla donna l'uomo. Lo sappiamo da Genesi 2. Ora, Dio ha creato l'uomo, c'era del fango, Genesi 2,7, su cui Dio soffia, ruach, un alito di vita, ma ruach significa spirito, significa anche vento, significa anche respiro. Ecco, quindi questo, questa modalità di creazione dell'uomo fa capire molto bene, questo vale anche per, per quando gli uomini sono nati, in maniera appunto eh, segnalata dal peccato originale ma comunque dopo di lui cioè ciò che l'uomo procreando trasmette non è l'alito di vita immagine per descrivere l'anima ma è la vita del corpo quel corpo destinato a quell'anima che non sussiste sen senza senza, senza l'anima per carità Dio la infonde immediatamente quindi, quando, quando due zigoti diventano un gamete c'è già l'anima Quindi, questo è quello che la chiesa come dottrina quanto meno comune nel senso che sarebbe temerario credere il contrario ha sempre tenuto e la donna dall'uomo? a proposito del, del fango attenzione il fango sul pugnetto di fango c'è cioè tutta la materia di cui in realtà noi siamo composti no, acqua, terra no e, e che la donna deriva dall'uomo ora che la donna deriva dall'uomo le scienze come dire eh, hanno qualche piccola riserva però alcune scienze umane hanno proprio individuato io ricordo quando ci facevo studiare i caratteri sessuali secondari che in una personalità equilibrata e sana, che cresce sana, sono esattamente simmetrici. Cioè, che l'uomo e la donna sono fatti l'uno per l'altro, si capisce. Perché, dove l'uno è un po, più un po' meno attrezzato, è più attrezzato dall'altro e viceversa. È così. Ora, ciò detto. Occorre andare a vedere però l'esegesi moderna circa l'uomo, immagine e somiglianza di Dio. Allora... L'esegesi moderna tende a inquadrare e a mostrare l'uomo come, dico così, icona di Dio, quindi rappresentante di Dio nel cosmo, suo vicario con il compito di governare il creato, appunto perché si simile a lui. Dentro questo termine di immagine, chiamata icona, eh, ci viene messo un pochino di tutto. quindi Fondamentalmente la capacità di agire come Dio, e quindi l'immagine di Dio, secondo queste posizioni moderne, è da, ricerca, è da cercarsi nella libertà. Ecco. San Gregorio di Nissa scrisse a suo tempo: che è per la libertà che l'uomo guarda a Dio. Indipendenza e autonomia sono divine. È dunque per la libertà che l'uomo è. Dei forme, bel, <ride> questa bella frase. Consiglio vivamente di memorizzarla nel cuore, nella mente o per iscritto. Ogni tanto di andarsela a rivedere. È per la libertà che l'uomo è, è uguale a Dio. ed è rappresentante di lui nel cosmo. Indipendenza e autonomia sono divine, è dunque per la libertà che l'uomo è dei forme. Bellissimo. Io mi fermerei qui perché la prossima volta dobbiamo riprendere da un concetto fondamentalissimo cioè da come era l'uomo prima della colpa d'origine e come diventa dopo non so se è il caso di farlo adesso rischiamo Ci abbiamo ancora qualche minuto rischiamo allora l'uomo è immagine e somiglianza di Dio la ragione per cui il concetto è accettabile è che l'uomo è libero solo perché ha le facoltà spirituali del pensare e del volere. La somiglianza con Dio, attenzione, questo è un punto fondamentale: deriva dall'uso della libertà umana in maniera conforme a volere di Dio, ovvero dalla libertà che sceglie di amare Dio e il prossimo. L'immagine non rimane sempre, la somiglianza se uno fa una vita disordinata si perde. Nello stato di natura integra c'erano dei doni soprannaturali e dei doni preternat preternaturali. I doni soprannaturali sono la grazia santificante e la partecipazione alla natura divina. È il cosiddetto stato di integrità originale, dove la ragione è perfettamente sottomessa a Dio e le forze inferiori alla ragione, quelle che abbiamo dentro di noi, sono perfettamente sottomesse alla ragione stessa. Il corpo perfettamente sottomesso, sottomesso all'anima. Questi sono doni soprannaturali. Poi, oltre a questo c'era la scienza infusa, è una sapienza straordinaria. Poi c'erano anche doni preternaturali, cioè l'immunità dalla concupiscenza, proprio, l'immortalità e l'impassibilità, cioè l'immunità dalle malattie. Eh, amici cari, questa è veramente tanta roba, eh? e dobbiamo pensarci: tutto perduto perché col peccato originale, come, come vedremo, facciamo proprio strike totale. Infine, per quel che riguarda la protologia biblica, dobbiamo eh, ricordare già fatto, che tutti gli uomini discendono da ad Adamo da un unico capo stipite, perché nel 3897 più un scrisse che non si può ammettere dal punto di vista da dogmatico, la discendenza della razza umana da più capostipiti, come si trasmetterebbe il peccato originale se ci avessimo dei capostipiti differenziati, eppure la presenza e la doverosa eliminazione quanto prima possibile del peccato originale è una delle come dire, motivazioni fondamentali di esistenza della Chiesa cattolica: date tutto il mondo e battezzate ogni creatura battezzandolo nel nome del Padre e predicate il Vangelo ogni creatura, scusate, battezzandola nel nome del Padre, del e dello Spirito Santo. no? Quindi perché tutte quante le creature, non abbiamo nessunissimo dubbio, tranne Maria Santissima, ci hanno il peccato originale. Ci sono nati nel matrimonio, santo Agostino diceva: inf non infetta, diventa la radice, ma quello che è prodotto, infetto è. Ecco, io mi fermerei qui, dando appuntamento alla prossima puntata, amici cari. Quindi adesso ve lo segno, questa è la mio la protologia biblica, la, ultima, la prossima volta ci sono delle cose veramente import, importanti. Dio vi benedica, la Santa Vergine, sempre vi proteggo.